generalmente siamo frammentati. La parte dei pensieri da una parte, gli sentimenti dall'altra, il corpo dall'altra, le sensazioni dall'altra. Quindi c'è questa frammentarietà che poi viene accentuata da questa società. Per favorire questa unità invece, Rogers propone un approccio di aiuto in cui siano considerati importanti durante i propri colloqui e in armonia tra di loro gli aspetti intellettuali, ma anche quelli corporei, quelli emotivi e quelli spirituali, di cui ogni persona è formata. Solo che a volte alcuni sono coscienti, innanzitutto sono frammentati dentro, non sono in armonia, e poi alcuni sono coscienti soltanto di una parte di questo, di questi elementi, che magari copre tutti gli altri, magari soltanto l'aspetto mentale, pensieri che ingombranti, che coprono tutto, o soltanto dell'aspetto corporeo, gli impulsi, no, le sensazioni, non considerando magari gli altri aspetti, o soltanto degli aspetti emotivi, sentimenti, o in maniera frammentata un po' tutto. Per favorire questa unità, oggi propone un colloquio proprio, una metodologia che va a considerare tutte queste componenti di cui ogni persona è fatta, e in armonia tra di loro gli aspetti, diciamo, relativi alla sensazione corporea, quelli relativi ai sentimenti, gli aspetti intellettuali, diciamo, relativi ai pensieri, alla mente, e anche quelli spirituali, che la psicologia non considera molto. Anche secondo Alexander Lowen, psicoanalista, fondatore della bioenergetica, molti ne hanno sentito parlare, la spiritualità dell'individuo nasce dalla sua unità. Questa unità, dalla sua armonia, dice Lowen, è solo nella perfetta armonia tra corpo, mente, emozioni, che possiamo raggiungere un senso di integrità morale e personale, di amore per gli altri e di rapporto con il divino, e quindi con l'aspetto spirituale. Grazie a questo sublime equilibrio è possibile conseguire quello stato di grazia tanto difficile da realizzare e da ottenere nella vita odierna, in cui c'è molta frammentarietà, molto mente, molto condizionamento attraverso la mente, i pensieri che sovrastano un po' tutto. Anche Carl Rogers ha riferito spesso come, nell'ambito della sua esperienza professionale, lui era anche psicoterapeuta, ha avuto contatti con tantissime persone in crisi, oltre a fare il professore universitario. Lui dice che nella sua esperienza professionale ha sperimentato momenti di profonda spiritualità e momenti trascendenti, proprio nell'ambito dei colloqui, e come questi siano risultati molto positivi sia per l'esito poi della terapia che conduceva che per il lavoro con i gruppi che conduceva, i gruppi d'incontro. La spiritualità è una componente importante dell'essere umano. E non per niente l'ho messa lì in quella posizione. Ora, ciascuno di noi ha le sue priorità, per cui magari per qualcuno non c'è proprio questo aspetto, per qualcuno è secondario, per qualcuno viene al secondo posto dopo gli aspetti mentali e dopo gli aspetti magari corporali. È anche una questione di priorità, di come si considerano importanti questi aspetti dentro di sé. Comunque innanzitutto che si considerino, che ci siano e siano in armonia tra di loro, non in conflitto, non frammentati, e costituiscono una unità della persona. Ora, la spiritualità, dicevo, comunque è importante da considerare in ogni persona.
riconoscerlo nel campo psicoterapeutico, così come per esempio nei colloqui di counseling, no? Di relazione, di aiuto anche al di là dell'aspetto professionale, significa considerare l'individuo, la persona che si vuole aiutare, nella sua globalità, e anche dargli valore, perché se si considera che in ogni persona ci sono questi aspetti importanti, si va a valorizzare la persona, cioè ci relazioniamo a lui con un atteggiamento di rispetto, che tende a valorizzare. Questa società purtroppo va nella direzione opposta, come voi sapete, no? I valori che propone sono sempre più lontani dell'essenza della persona, dell'uomo con la U maiuscola. I valori, sapete, che propone sono i criteri del benessere, sono il PIL, lo spread, i valori economici, altri parametri che sono proprio estranei alla natura umana. Non c'entrano proprio niente, non hanno niente a che fare con il benessere dell'uomo, della persona, perciò si va sempre di più in direzione dell'insoddisfazione, della competizione con gli altri, del conflitto con gli altri. In ambito lavorativo, per esempio, si tende a sfruttare le persone che vengono spremute come dei limoni per il profitto di pochi. Ma questo in tutti i continenti, dalla Cina agli Stati Uniti, in Europa, adesso si comincia anche in Italia, anche nei paesi dove questo prima non si faceva. L'importante è il profitto, l'importante è raggiungere il budget, il PIL, eccetera. Ma siamo molto lontani da valori legati al benessere dell'uomo, dell'essere umano in generale, delle persone. E per cui si va sempre di più nella direzione della separazione, del conflitto, no? della divisione, della separazione tra le persone e anche nelle persone. Ecco per cui si perde questa unità, l'armonia, anziché andare in direzione dell'integrazione, dell'unità tra le persone e nella persona. E di conseguenza, che succede? Cresce il malessere individuale e sociale, e questo è evidente, al di là dei parametri economici che possono essere più o meno no? Positivi, negativi, ma questo sta accadendo. E ripeto, non soltanto in Italia, ma è a livello internazionale. Io credo che se un giorno si invertirà questa tendenza, miglioreremo non solo come individui, ma anche come gruppi, come istituzioni, come politica, come nazioni, come società. Questo sarà solo perché individualmente ognuno avrà raggiunto una maggiore armonia interiore, una maggiore integrazione, cioè l'unità interiore, questa unità. Per cui comincerà a vedere quali sono veramente le cose importanti, capire quali sono veramente le cose importanti per sé e per gli altri. Quindi si comincerà a sentire come persona intera, ecco, l'intera, che comprende la parte del corpo, quindi le pulsioni, le sensazioni, il piacere del corpo, eccetera, la parte intellettuale, la mente, i pensieri, perché no? La parte emozionale, i sentimenti, ma anche la parte spirituale. Tutte e quattro le componenti in armonia tra di loro. Solo allora si invertirà la tendenza. E questo guarda per anche l'obiettivo di questo corso. È anche l'obiettivo del counseling secondo l'approccio di Rogers, cioè favorire proprio lo sviluppo totale della persona in tutte queste componenti, corporea, mentale, emotiva e transpersonale, dice Rogers. Transpersonale, cioè spirituale, cioè che va oltre una persona, a partire da chi deve dare l'aiuto, per finire al cliente che richiede l'aiuto. Fate se vedete da questa
slide. Le competenze del counselor che Roger si propone di formare, che anche in questo corso nel suo piccolo si cerca di formare, è per lo sviluppo totale della persona, quindi totale nel senso di intera, in tutte le sue componenti, vedete, mentale, emotiva, corporea e transpersonale, cioè spirituale, in modo che possano emergere nella persona valori, veri valori profondi come compassione, cioè l'empatia, la giustizia, la concentrazione, la gioia, la pace mentale, la tranquillità, sono tutte cose che stanno dentro la persona, magari vengono soffocate dai condizionamenti. Da quando ho cominciato a riflettere su questi aspetti spirituali dell'approccio di Rogers, questo mi ha reso più attento a cogliere questi componenti, questi aspetti nelle altre persone, anche a livello nel lavoro, durante il lavoro, nelle persone che incontro in psicoterapia, ma anche in altri ambiti, anche nella quotidianità, mi rende un po' più sereno e in armonia.